ti ho scritto commercialista fuori dagli schemi. Certo. Allora, siamo connessi e quindi siamo in diretta, Perfetto. tra poco saremo anche su Facebook. Benvenuti a tutti a Ti intervisto a casa. Oggi il format ha inizio alle 11, come avevo già indicato sui post, e oggi abbiamo l'opportunità di avere con noi un commercialista, importante per le nostre aziende, importante anche naturalmente per quello che poi sono le nostre pratiche anche a livello privato, a livello familiare. Allora, benvenuto Simone a questa diretta, a questa intervista. Stefano, grazie mille te, mi fa molto piacere poter interagire. Diciamo, io non parlo tanto, insomma, tramite qui interviste su Facebook, ma era da tanto che ci tenevo a fare un'intervista insieme a te. Grazie, grazie per aver accolto l'invito. Simone Calisti, io l'ho definito un commercialista fuori dagli schemi, perché? Perché insomma, noi ci siamo conosciuti che stava un po' sviluppando questa sua attività e si stava specializzando e insomma, io lo seguo perché poi insomma, lo seguo sui social, ma ricevo costantemente i suoi messaggi su WhatsApp, cosa che insomma, da altri commercialisti non sento accada, o comunque da altri miei colleghi non sento che questa cosa appunto accade, perché attraverso i WhatsApp lui informa i suoi clienti e potenziali clienti. Per questo appunto un commercialista fuori dagli schemi e credo che oggi parleremo un po' fuori dagli schemi, giusto Simone? Condivido al 100%, cioè in genere con un commercialista si può parlare di due cose, o contabilità o comunque diciamo la parte fiscale, però ciò non toglie che dentro queste due cose ci sono tante diciamo sfumature che possiamo insomma vedere, sia come gestire l'azienda con la contabilità per guidarla verso il meglio o come diminuire le imposte, però ciò non toglie che sempre insomma abbiamo anche una parte di responsabilità esterna ma una parte di responsabilità interna, tanto ormai al giorno d'oggi è sempre più diffusa la consapevolezza che noi possiamo gestire quello che possiamo controllare, quindi guardando tutti e due gli aspetti possiamo migliorare anche la nostra azienda per quello che possiamo fare insomma. Chiaro. Cosa che un po' affronteremo oggi, ok? Chiaro. Allora, senti, siamo partiti già subito in quarta, presentati un po' a chi mi piace proprio così questa modalità. Presentati per chi non ti conosce, Simone. Sì, infatti è perché, nel senso, volevo semplicemente dire due cose, proprio 30 secondi, Stefano, veloce, veloce, perché magari anche le persone che ci possono seguire non sanno chi sono, semplicemente sono un commercialista, niente di particolare. E che cosa ho fatto diciamo, di un po' più particolare? Semplicemente è quasi 3 anni che scrivo articoli fiscali in un blog, che insomma fanno anche tanti, però io faccio articoli specifici per SRL. Parlo appunto di fisco principalmente, non in per sé tanto di contabilità e come gestire la contabilità per guidare anche l'azienda, però principalmente di fisco per l'SRL e nello specifico ancora di più strumenti di risparmio fiscale per l'SRL e lo faccio da praticamente quasi 3 anni. L'anno scorso, verso giugno-luglio, ho scritto appunto alla fine il mio primo libro, insomma, che è Come ridurre le imposte per l'SRL. E semplicemente insomma, oggi almeno ogni tanto mi chiamano anche per fare interventi in pubblico, così i clienti o contatti vari. E diciamo per le dirette, forse questa è la mia seconda, se non la prima, però visto che tanti alla fine esprimono il proprio parere su, diciamo, sulle novità del coronavirus, anche oggi insieme a te possiamo, cioè, volevo condividere un po' di idee mie personali sul coronavirus, guardando sia il lato, diciamo, di bonus che ci possono essere per lato dipendente e lato imprenditore, ovviamente. Però, a parte questo, anche esprimere un concetto su come, diciamo, andare oltre a questi problemi e guardare anche la soluzione. Perché questo coronavirus, che è, diciamo, un'emergenza nazionale alla fine, anche importante,
ha messo in luce delle peculiarità della norma fiscale e di come noi imprenditori dobbiamo, tutti noi dobbiamo comportarci, che prima probabilmente, diciamo, non erano ben venuti a galla, appunto perché non c'era nessun problema rilevante. E quindi proprio c'erano alcuni punti con cui volevo semplicemente discutere insieme a te. E oggi ne parleremo e discuteremo. Se ci sono domande da parte poi del pubblico, visto che ci sono già delle persone connesse, non possiamo vedere chi è connesso a meno che non ci mandi un messaggio, come ha fatto Malika, che salutiamo e diamo anche lei il benvenuto. Allora, Simone, ti faccio tre domande secche e poi le andiamo un po' a sviluppare. Intanto sì, come dicevamo, siamo in un periodo e difatti il titolo è proprio Ripensare le nostre aziende, al futuro delle nostre aziende grazie al coronavirus. Non grazie al coronavirus in sé, ma all'emergenza che stiamo, all'esperienza che stiamo vivendo, perché questa ci aiuta poi a riflettere a quali sono magari errori che abbiamo fatto in passato per non ripeterne in futuro, e soprattutto appunto come magari ci possiamo reinventare. L'abbiamo visto nell'intervista di ieri, lo vedremo anche nelle prossime interviste, come ci possiamo reinventare, come possiamo cambiare il nostro modello operativo. Insomma, oggi avremo secondo me tanti spunti e bene anche se arrivano le domande da parte del pubblico, perché da lì potremo poi sviluppare anche il nostro discorso. Quindi parto con la prima domanda. Chi ci può aiutare, Simone, in questo momento? E anche da te chiedo delle risposte veloci, brevi, e così poi le sviluppiamo dopo. Certo. Chi ci può tanto aiutare? Che poi è il tema un po' anche dell'incontro, l'unico che ci può aiutare essenzialmente siamo noi stessi. Okay. Aggiungerei una cosa, a maggior ragione se siamo imprenditori. Ovviamente in un tessuto economico, quando ci sono interventi fiscali, principalmente il target in un certo senso sono due persone diverse, o il lato dipendente in un certo senso, barra cittadino privato, e dall'altro lato c'è appunto l'imprenditore. E finché è appunto il dipendente già tanto, però dal lato imprenditore a maggior ragione dobbiamo essere più consapevoli, ma anche io insomma in prima persona, che l'unico che mi può aiutare sono io, insomma, sono me stesso, tutto qua. Alla prima domanda hai risposto perfettamente. Ok, grazie. Cosa ci può aiutare? Con il tempo sarò anche più sintetico, ok? Cosa ci può aiutare? Quali sono? Uno strumento che ci può aiutare? In generale, allora, è così, sarebbero più elementi. Sicuramente l'informazione, cioè nel senso che sta a noi imprenditori capire quale magari abilità dobbiamo acquisire, insomma, nel corso del tempo, eccetera, quindi l'informazione in generale, ma se dovessi mettere qualcosa, a parte anche le cose classiche, è la prevenzione, cioè quello che ci può, il come è proprio è la prevenzione, e cercare di prevenire in un certo senso, in maniera consapevole, eventuali imprevisti che possono veramente avvenire nella nostra attività economica alla fine. E io lo guarderò un po' di più questa cosa dal lato imprenditore, perché appunto io come commercialista lavoro molto lato imprenditore. E piccolo insomma esempio, il coronavirus comunque è stata una cosa molto importante secondo me alla fin fine, no? Per quanto non è proprio un'epidemia gravosa, però comunque è una cosa molto importante che ha notato quanto ci possono essere degli imprevisti grossi che bloccano la nostra attività, ed è lì il tutto, cioè alla fine è il coronavirus che sta bloccando molte attività, anche abbastanza, diciamo, in maniera improvvisa, perché tutti noi l'abbiamo un po' sottovalutato. Sì, all'inizio. Da un momento all'altro, chiaro. Da un momento all'altro, sì, esatto. Ci ha fatto capire che non è tutto scontato che la nostra attività possa proseguire in maniera regolare al meglio. E quindi effettivamente ci sono delle cose che vedremo dopo che semplicemente si possono risolvere con una sana prevenzione. Tutto qua. Perfetto. Detto ti fermo così. Le risposte brevi e poi andiamo avanti, perché tu sei un treno, lo so. No, però magari era giusto perché era un tema, insomma, importante. Chiaro. Altra domanda e altra risposta breve. Come possiamo ripartire? Insomma, ci dicono, adesso abbiamo purtroppo... Stiamo vivendo un momento di incertezza, ok? Quindi ci dicono il 3 aprile, ci dicono altri 15 giorni, un'altra settimana, quindi siamo lì in fermento, tutti imprenditori, chi è imprenditore autonomo, chi è un imprenditore appunto con un'azienda con più dipendenti, via, siamo tutti lì che aspettiamo questa data, che ci comunica una data in cui possiamo ripartire. Ma poi come possiamo ripartire? In che modo possiamo ripartire?
Ok, giusto, bella osservazione Stefano. A mio parere è questo. Quello che poi andremo a analizzare subito dopo è semplicemente, anche se magari non è, diciamo, se anche non ci siamo fatti trovare pronti al meglio, all'affronto, al confronto con questo imprevisto coronavirus, secondo me, la cosa migliore è prendere spunto da questo periodo qua, dalle nostre piccole, diciamo, lacune, tra virgolette, che abbiamo avuto in passato per come abbiamo affrontato il virus, semplicemente per affrontare da adesso poi il futuro. Esempio stupido, se abbiamo avuto degli imprevisti perché la nostra attività è bloccata, imprevisti inteso sia non solo come vendite, ma anche come liquidità, questa cosa mi fa capire che da adesso in poi, allora è normale, può capitare perché gli imprevisti capitano, però da adesso in poi devo cercare di anticipare o prevedere anche imprevisti molto particolari, e quindi proprio con ulteriore prevenzione da adesso in poi cercare di evitare che il fatto di stare fermo una o due, uno o 2 mesi possa creare eccessivi problemi a me, alla mia famiglia o ai miei dipendenti, insomma, o Ok, alla mia perché? azienda in generale. Quindi. Bene, perché appunto questa è un'emergenza. Io, ad esempio, sono passato da una crisi, Simone, insomma, un po' la conosci forse la mia storia, ma mi piace sempre un po' paragonarla anche a quel periodo, perché vabbè, non l'ho vissuta solo io, l'hanno vissuta tante altre aziende, no? La crisi bancaria del 2008, io tra il 2009 e il 2012 ho vissuto una grande crisi a livello professionale, a livello poi personale naturalmente, perché poi lì non trovavo aiuto, ma nei primi momenti, nei primi diciamo mesi di questa mia crisi a livello lavorativo, in cui insomma c'era un'azienda, c'erano dei dipendenti, dei fornitori, io mi aspettavo l'aiuto dello Stato, mi aspettavo l'aiuto delle banche e oggi molte persone insomma si aspettano un aiuto dello Stato e si aspettano un aiuto da parte delle banche. Abbiamo visto che è uscito questo decreto Cura Italia, sembra che ne esca un altro nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Tu cosa ci dici di questo decreto? Come lo vedi? Soprattutto nei suoi primi, diciamo, arbori, quindi nelle sue prime fonti che sono venute fuori, perché immagino i commercialisti poi devono andare a estrapolare veramente le date, insomma, tutte le informazioni utili per darle ai propri clienti. Ti confermo che sicuramente, per quanto anche lo studio commerciale possa essere chiuso, in un certo senso si lavora abbastanza. Allora, praticamente questo volevo prima specificare una cosa molto interessante che hai detto, il fatto che noi ci aspettiamo gli aiuti dallo Stato, no? Che in un Sì. certo senso, allora è vero, in Italia paghiamo le imposte, cioè imposte e contributi in generale. Effettivamente per alcune forme giuridiche sbagliate sono anche imposte alte, si può arrivare anche al 70% di prelievo impositivo e contributivo, però effettivamente il fatto di pensare che sia sempre lo Stato che ci possa aiutare, questa cosa, per quanto sia impopolare dirla, non possiamo, diciamo, non possiamo dare una nostra libertà economica, affidarla semplicemente a uno Stato in caso di imprevisti. Ci sono cose che Chiaro. dobbiamo comunque governare noi come imprenditori prima, per quello, e questa roba comunque è importante. E questo è il primo punto. E il secondo punto è che comunque effettivamente lo Stato semplicemente con il Cura Italia ha fatto degli interventi, ok? Sì. Sicuramente andrà avanti e a parte il discorso di numeri, diciamo di quanti euro ha messo sul piatto, cioè indipendentemente da quanti milioni. Comunque degli interventi alla fin fine li ha presi, però comunque ovvio gli interventi che sono a favore dei dipendenti in un certo senso sono molto buoni e sono buoni come sempre, nel senso che alla domanda che mi può fare un dipendente, però io effettivamente anche se sto a casa ho dei problemi e quant'altro, di fatto i dipendenti sono molto tutelati e hanno anche la Ok. cassa integrazione, quindi magari invece che il 100% prenderanno l'80%, però tendenzialmente il dipendente, giustamente, come è giusto che sia, è molto tutelato, ok? E probabilmente anche le ferie gli sono quasi tutte tutelate, eccetera. Cioè, comunque Sì. non c'è problema, anche perché questa è una cosa importante che i dipendenti chiedono, che è giusto. E dall'altro lato abbiamo comunque gli imprenditori, che alcune norme sono state prese, principalmente i classici 600 euro, che sono dati a molte persone, tranne principalmente agenti e i professionisti ad albo. E
principalmente più che questo, perché noi imprenditori non è che viviamo con quello, principalmente hanno spostato anche le scadenze. E, qualcuno si è lamentato di questi spostamenti perché insomma sono stati troppo vicine, le proroghe insomma sono stati troppo vicini uno con, rispetto alla scadenza tradizionale, però insomma tu cosa prospetti, cosa pensi che invece possa fare di meglio rispetto a quello che ha fatto lo Stato fino adesso? Adesso okay. Naturalmente tutti vorremmo i soldi sul conto corrente, chiaro, tutti vorremmo al posto di 600 euro ne vorremmo 1.200 o 2.000, insomma naturalmente le richieste di ognuno possono essere sempre superiori, no, a quello che sì, vediamo. Però anche lì allora è così ovvio che comunque i 600 sono molto pochi, chiaro, anche se fossero, ma anche se fossero 2.000, adesso infatti qua e qui, anche se fossero 2.000, volevo mettere l'accento che comunque lo Stato dei piccoli interventi li ha anche presi. Sì. Se comunque ci pensiamo, diciamo, l'emergenza vera coronavirus è quasi stata ufficializzata dal 9 di marzo, mi sembra, quindi sono 19-20 giorni, e che per carità sono tanti, ma non sono neanche un mese. Quindi, alla fin fine, secondo me, se fossero 600 o 2.000, non è che dobbiamo utilizzare un'emergenza per guadagnare più soldi rispetto a prima, no? Quindi il fatto che questo coronavirus, o comunque questa emergenza, insomma, ha messo in luce il fatto che siamo noi imprenditori che dobbiamo preventivamente cercare di pianificare il fatto di comunque cercare di vendere anche in modi diversi rispetto a come siamo stati abituati prima. Sì. Alcune attività lo possono fare, altre un po' meno, ok? Però cercare almeno di pensare a un ipotetico cambio in qualche modo, e soprattutto anche al fatto di avere, conservare in azienda almeno 2, 3, 4 mesi di spese già nel conto corrente aziendale principalmente. E a questo punto direi di lavorare tanto sulla pianificazione. Cioè non okay. possiamo, siccome il coronavirus, non mi ricordo se era il 9 di marzo che insomma aveva... Sì, più o meno quei giorni lì, tra l'8 e l'11. Oggi è il 28, quindi massimo sono anche 20 giorni, quindi è ovvio che crea problemi, cioè anche a me ha dato problemi volendo, okay? Che ci sta, però col fatto con gli interventi che ha preso, che non sono tanto i 600 euro, col fatto che ha spostato anche le scadenze fiscali in avanti, che comunque ha concesso alle banche, cioè a noi, di, insomma, di rinviare il pagamento di mutui, leasing, o comunque di avere ancora i fidi bancari che erano in scadenza, tecnicamente il problema comunque finanziario è molto più morbido, ok? Quindi tecnicamente, a mio parere, se questa cosa veramente dovesse determinare la chiusura della nostra attività, non è tanto dovuto per il coronavirus, è principalmente dovuto al fatto che prima dobbiamo programmarci, almeno preventivare di avere più liquidità nostra, corrente aziendale, e anche perché ci può stare, anche avendone meno, cioè poca, che ci può stare, giusto? Almeno cercare ogni mese di pianificare, di accantonare qualcosa per arrivare a un certo obiettivo, tutto qui. Perché infatti il coronavirus, perché tanto è così oggettivamente, cioè anch'io non è che ho proprio 3 mesi di spese, ne ho 1,5 eccetera, però comunque è mio obiettivo fissare almeno di avere 3 mesi di, diciamo, costi operativi nel conto corrente aziendale, e piano piano nel corso del tempo, in modo che almeno alla prossima crisi o nazionale o crisi mia del mio studio commerciale fanno avanti, insomma, per quello. Certo, certo, hai dato delle informazioni importanti. Io con i numeri non riesco tanto, non me la cavo benissimo, e quindi mi faccio sempre aiutare da chi ne sa di più. Ma in questo caso hai detto una cosa importante. Io ad esempio all'epoca, quando ho avuto la mia crisi, non avevo fatto pianificazione su quello. E soprattutto un'altra cosa che invece reputo importante è anche avere un piano B, perché comunque noi vendiamo il nostro prodotto, non so, vendiamo il nostro mouse, e lo proponiamo sapendo che c'è comunque una domanda, sapendo che abbiamo una potenziale clientela, ma nel momento in cui comunque la plastica ci viene a costare il doppio perché hanno messo la tassa sulla plastica, arriva l'altra azienda dalla Cina e ci propone questo prodotto, la stessa qualità o minor prezzo, comunque dobbiamo avere già pronto un lato B e dire ok, io oltre al mouse posso produrre anche quest'altro prodotto, e sono pronto per farlo. Stamattina parlavo con un imprenditore di Cantù, loro fanno il pizzo di Cantù e sono, diciamo, è un Made in Italy tutelato,
però era in crisi perché questo prodotto viene copiato parecchio dall'est asiatico, ok? Ma 5 mesi fa aveva iniziato a studiare qualcosa di nuovo e ha iniziato a studiare queste mascherine, e alla fine stanno producendo delle mascherine completamente made in Italy, quindi prodotte dal primo filo che passa in questo tessuto fino alla chiusura, diciamo, dell'ultimo bottoncino made in Italy, e si sono reinventati con questo e possono ritirarsi su anche grazie a questa creatività, a questo reinventarsi. Ecco, sì, quindi avere un piano B, la pianificazione è importante, e poi avere anche un piano B. Quindi, insomma, quando dicevi chi ci può aiutare, ci davi la risposta, siamo noi stessi, veramente siamo noi stessi. Ecco. Gli imprevisti ci saranno sempre, però questa noi abbiamo scritto grazie al coronavirus proprio perché è grazie a questa esperienza che possiamo veramente ripensare ad un futuro diverso per la nostra attività, per le nostre aziende. Che poi, allora, scusami Simone, c'è una domanda. Certo. Diamo benvenuto anche a Katia che ci segue, e Malika ci scrive: partita IVA attivata il 24 febbraio 2020. Okay. Non si può usufruire del bonus di 600 euro cura Italia per il giorno. Sì, praticamente mi sembra di sì, perché era il 23, sì, esatto, così. E anche lì facciamo così, ma nel senso buono. Allora, ovvio che i 600 è come dire se io imprenditore volessi 2000 euro invece che i 600, ovvio che dà fastidio tanto per un giorno, questa cosa è vera, però è anche vero che se quell'attività fosse partita veramente il 24, comunque sia, e di fatto magari hai avuto poco impatto, diciamo, di problemi rispetto, sì, chiaro, alla fin fine. Poi dipende che cos'è, cioè, tipo se è un servizio, se è un prodotto, se hai fatto investimenti, magazzino, esatto. Faccio un piccolo esempio stupido, no? Mi è capitato, vabbè, io non è che mangio tanto cinese, no? Però mi è capitato alla fine di gennaio andare in un ristorante cinese qui in zona, che era stato appunto acquisito da una nuova da un nuovo gruppo, penso anche di, insomma, cinesi originari, eccetera, alla fine di gennaio, e sti povere persone si trovano poi adesso che hanno il problema coronavirus, perché poi noi abbiamo il 9 di marzo che è arrivato il coronavirus, però prima di questo vi ricordate che c'era quel fatto che magari noi, insomma, italiani se la prendevano con i cinesi perché li accusavamo di aver portato il coronavirus, e quindi non andavamo o evitavamo i ristoranti cinesi. Esatto. E questi poveri imprenditori avevano proprio acquisito un'azienda alla fine di gennaio, per poi trovarsi all'inizio, cioè comunque già a febbraio, i clienti che magari evitavano di andarci perché c'era la paura anche lontana a quel tempo del coronavirus. E anche lì purtroppo sono imprevisti. Ma ti voglio dire una cosa, Marica, esempio, sì. L'esempio è proprio questo, cioè a parte il giorno, che per carità mi dispiace ed è proprio un dispiacere, insomma, per un giorno perdere i 600 euro dispiace, però proviamo a vedere gli imprevisti che possono capitare non solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Cioè, se io fossi un ristoratore e per quanto sia il ristorante mi dovesse, insomma, prendere fuoco, eccetera, e anche lì quello è un problema che va ben oltre i 600 euro alla fin fine, e anche se magari l'assicurazione mi dovesse coprire il 100% o l'80%, non è una cosa che io incasso i soldi subito il giorno dopo, ma semplicemente sono cose che probabilmente dovrò anticipare io, e poi dopo 6 mesi magari avere i soldi dall'assicurazione. Quindi i 600 euro è un dispiacere, però dobbiamo abituarci come noi imprenditori ad avere a sopportare imprevisti ben maggiori che i 600 euro, questa cosa qua. Chiaro, chiaro. Marica, vale anche prima per me, per insomma. Tutti, sì, vale per tutti. Vale per tutti. Vale per tutti. Cioè, ti confermo che anche, cioè, a livello mio, perché pagare anche le sanzioni i commercialisti capita, cioè nell'ambito di un anno degli adempimenti, i titolari degli studi commerciali capita di pagare anche, cioè, in generale anche 600 euro, perché alcune volte alcune sanzioni sono applicate per cose anche stupide, cioè per errori che fanno anche i collaboratori, che sono anche leciti errori, perché tanto lavorando è normale fare errori. E ti confermo che quando tocca pagare anche 600 euro per errori che potevi intascarti di te, fa comunque, diciamo, un pochettino di dispiacere, perché dici, cazzo, a sto punto me li andavo a sputtanare io invece che andarli. Però, insomma, possono capitare come imprenditore tutto qua. Ok, allora, senti, stiamo un po' entrando nel vivo. Quindi abbiamo parlato di pianificazione, Simone. Certo.
Tu ci parli anche, insomma, in quello che tratti nel tuo lavoro, ci parli anche di controllo dei costi. Ecco, questo potrebbe essere, abbiamo veramente qualche azienda ha pochissime entrate, molte ne hanno, hanno zero entrate, ma possiamo andare anche a controllare i costi, quindi, perché tu tratti l'efficacia fiscale, quindi tu certo. tratti proprio un argomento che dice, ok, tu imprenditore occupati della tua attività e gestisci al meglio il tuo prodotto, il tuo marketing, certo. insomma giusto. La tua organizzazione, io ti aiuto nel controllare i costi e cercare di ridurre nel modo più lecito possibile, legale naturalmente, il carico fiscale di un'attività, giusto? È questo che intendi. Okay. E sì, praticamente è anche questo, nel senso che, adesso una cosa che non ho detto prima effettivamente, noi ci occupiamo, diciamo, in front-end di fisco per l'SRL, però ovviamente noi come studio commerciale vendiamo contabilità e noi appunto siamo focalizzati sulla contabilità delle SRL, noi chiamiamo che il nostro metodo è la contabilità controllata, semplicemente ogni metodo, ogni mese, perdonami, controlliamo la contabilità proprio dell'imprenditore insieme a lui, alla fin fine per controllare, diciamo, tre aspetti, l'aspetto economico, quello finanziario e poi quello fiscale, che poi è l'ultimo. Okay. Ed è come dici te, io commercialista non mi posso sostituire all'imprenditore e mettermi a vendere i prodotti, i servizi per lui, bene. Però effettivamente quello che posso fare insieme all'imprenditore, ed è utile, è quello di controllare se quello che lui vende ha margine, perché comunque sia più che utile quello che noi cerchiamo è il margine sui prodotti che vendiamo e successivamente, posto che ci sia un margine buono, se l'imprenditore comunque sia incassa prima e paga dopo, in modo che comunque ha liquidità, perché se non ha liquidità, semplicemente se tu intervieni prima riesci a prendere determinati provvedimenti con più calma e senza magari indebitarti in maniera pericolosa. Okay. Se invece effettivamente hai problemi di liquidità e hai poco tempo, essenzialmente tocca, diciamo, o non pagare qualcuno o qualcosa o metterci soldi di tasca propria. Ok? Tutto questo per dire semplicemente che il problema fiscale in Italia, ragazzi, c'è, questa cosa è vera, cioè che il carico contributivo per alcune forme giuridiche è vero che è alto, però anche è vero che prima di avere questo problema fiscale, prima bisogna avere un problema di creare utili in abbondanza, perché se io avessi utili bassi, le mie imposte sarebbero basse, quindi non ci sarebbe un problema fiscale, è proprio un problema di creare margini alti, perché voglio utili alti. Posto questo, il secondo problema comunque non è ancora quello fiscale, perché il problema è quello proprio liquido finanziario e questa cosa lo mostra un po' il coronavirus, cioè oggettivamente ci può stare che io imprenditori a marzo abbia incassato la metà o un terzo, perché magari c'è stato il problema coronavirus, vero, però se io mi trovo a marzo che ci può stare senza soldini nel conto corrente aziendale, probabilmente vuol dire che ho gestito male un po' l'aspetto finanziario, ok? Che ci può stare? E com'è che si risolve questa cosa? Si risolve che se non ho soldini oggi, semplicemente tenderò a pagare successivamente le imposte, i fornitori e magari anche le banche, anche se hanno prorogato, insomma, anche le scadenze, eccetera. Quindi, prima il problema, diciamo, di creare utili, perfetto. Secondo, okay. Il problema di liquidità, in modo che se non ce li hai, troviamo un modo di farti avere liquidità, e solo per ultimo l'aspetto di riduzione delle imposte, insomma. Ok. Alla fine, Stefano, noi siamo sicuri che l'azienda dei nostri clienti, la SRL, ogni 12 mesi ha più soldi rispetto a prima, più liquidità rispetto a prima e taglia le imposte il più possibile. Ok, senza... quindi un suggerimento, ci hai illustrato bene come muoverci, è importante, insomma il margine effettivamente è importante perché il carico fiscale in Italia è importante. Nel momento in cui abbiamo poco utile, poco margine, ma abbiamo comunque tanto fatturato, poi alla fine rischiamo di avere veramente un carico fiscale molto alto. Ecco, sì, guarda, praticamente, allora, questa cosa che hai detto che mi piace molto, cioè l'unico, adesso tra virgolette, oltre al fatto di contenere i costi, che quello è una cosa che va sempre fatto, cioè il contenere i costi è proprio cercare di non sprecare soldi, che quello sì. È proprio una cosa che va prima su tutto, e noi imprenditori puntiamo a quello, che ci sta? Però tendenzialmente noteremo che dopo un po' più di tanto sui costi non possiamo intervenire, perché alcuni costi fissi se sono così, un po' sono così, quindi non si può intervenire. Quello che, quando noi guardiamo un bilancio di un'azienda, quello che si può cercare di puntare lato, diciamo, clienti, lato vendita alla fine, no? Okay. Che dobbiamo guardare non è in sé per sé solo
al prezzo di vendita, ma proprio al margine, diciamo, di utile, passami il termine, al margine di guadagno che ci dà il prodotto. Quando noi guardiamo il bilancio, per carità, ridurre i costi è una costante che, se si può, sempre e costantemente bisogna controllare. La cosa successiva è analizzare i prodotti e il margine che questi ti danno. Fatto questo, tu comunque sei già avanti più del 50% di, insomma, di tutti gli imprenditori. È vero. E possiamo dire anche a livello familiare, naturalmente. E questo è ribaltato anche a livello familiare. Ecco, appunto. Allora, Simone, ci hai dato una spiegazione su tutto. Allora, Simone, ti abbiamo perso un attimo. Speriamo che... Ok, mi senti ora? Adesso ci sei, perfetto. Quindi siamo un po' in conclusione. Dacci un suggerimento veloce su come cosa possiamo fare, ad esempio, in questo momento in cui siamo fermi come imprenditori. Siamo fermi, abbiamo la possibilità di riflettere, abbiamo la possibilità di rivedere proprio quello che dicevi adesso, i margini, insomma, di rifare i nostri calcoli su e magari rivedere, non so, i clienti, i potenziali clienti, il target a cui rivolgersi prossimamente. Ecco, cambieranno delle cose. Qual è il tuo suggerimento in questo momento? Ok, allora, principalmente direi che cerco di essere sintetico. Sì, sintetico. Allora, io valuterei questa cosa qua, perché tanto in generale, a parte il problema fiscale, che comunque quello in generale lo va a risolvere il commercialista, il problema è solo quello economico, cioè delle vendite, e quello liquido, cioè il finanziario di avere soldi in banca, no? E quello che consiglierei è questo: il problema delle vendite, effettivamente lo Stato ha dato in più solo i 600 euro, quindi su quello non si può giocare tanto. Quello che si può fare è essenzialmente quello di proprio su Excel farti una programmazione di quello che tu pensi ipoteticamente di incassare nei prossimi mesi, in modo da vedere se riesci a coprire, tra virgolette, tutti i costi e magari i margini che hai sopra i prodotti. Se poi tu hai più prodotti, ovviamente di cercare di spingere, di vendere i prodotti che hanno un margine, appunto, di utile maggiore. Quindi quello è una cosa molto semplice che si può fare subito, che però ci dà una panoramica per capire se quello che noi stiamo facendo poi riesce ad aprile, a maggio o alla fine dell'anno a coprire tutti quanti i costi. Okay. Esatto, sotto il profilo finanziario, anche perché ovviamente sotto il profilo economico lo Stato giustamente può fare quello che può e ci ha dato i 600 euro. Sotto il profilo invece finanziario, effettivamente lo Stato ha fatto molto di più, nel senso che comunque ha permesso di pagare anche i mutui dopo, alla fine, anche tipo verso settembre, ha concesso alla fine una bella dilazione sulla scadenza delle imposte e comunque volendo anche se uno ha i dipendenti, ci sono anche le CIG, quindi che potenzialmente alcune sono anche pagate tramite l'INPS, quindi anche lì sotto il profilo finanziario ha fatto molto. Quindi io direi, se ti trovi in una situazione comunque sia in cui sei un po' corto di liquidità con l'azienda, che ci può stare, è una cosa giusta, prima di tutto di fare un prospetto sempre in Excel, questa volta non economico ma solo di incassi e pagamenti, che è una cosa un po' diversa rispetto a prima, e sapendo che comunque le imposte si possono pagare in ritardo anche dopo, mettendoti in regola, pagando delle piccole maggiorazioni, rateizzando, insomma. Esatto, anche con i commercialisti lo chiamano a livello tecnico è ravvedimento operoso, cioè quello che magari, esatto, noi conosciamo come ravvedimento operoso, è semplicemente pagare le imposte in ritardo con delle piccole maggiorazioni che, insomma, entro un anno ancora sono molto lievi. E quindi anche lì, se mi trovo semplicemente ad avere meno liquidità, per il momento nessun problema. Magari se abbiamo incertezza aspettiamo che un po' la nostra azienda si riprenda alla fine, cioè incassi, perfetto. Okay. E in quel caso proprio fare un prospetto in Excel e pianificare i prossimi mesi semplicemente per comprendere quando ci sono le uscite, perfetto, quello che potenzialmente devo incassare, in modo che se noto che non riesco a far fronte ai pagamenti in un mese e ho già magari liquidità bassa, alla fine ho due metodi: gli incassi sono quelli, non si possono cambiare. Sì. L'altro è di spostare i pagamenti, possibilmente magari delle imposte o dei fornitori, parlando prima, o semplicemente ricorrendo momentaneamente al debito bancario. E questo, insomma, sono tutto. Per l'ultimo, mancava l'ultimo, per l'aspetto fiscale, io consiglio che ti posso dare, Stefano, di andare a leggere prima di tutto il mio libro, che praticamente adesso su Amazon... Ricorda il titolo? Ah, ok. Come ridurre le imposte della SRL. Okay. E anche se Amazon ha bloccato il tutto, eventualmente potete andare sopra il mio blog, così siete anche tranquilli. Ok, dopo lo scrivo qua sul...
sui commenti. Esatto, esatto. Potete acquistarlo perché tramite il mio link semplicemente avete intanto un'anteprima in PDF, una parte, ok? E quindi potete già guardarlo anche se diciamo Amazon non ve lo invia, e soprattutto poi potete ricevere anche newsletter direttamente, insomma, a casa vostra, al vostro indirizzo, cosa che non si può fare con il link di Amazon. Tutto qua. Okay. E ci ricordi il sito? Ah, il sito è il blog, che poi il blog è www.efficaciafiscale.com. Poi dopo c'è, diciamo, c'è un'area dove andare a acquistare il libro, però principalmente per appunto l'aspetto fiscale, io potenzialmente vi consiglierei la SRL. Faccio l'ultima cosa, poi dopo Stefano magari sto in silenzio, non preoccuparti. Perché c'è, cioè, anche qui il fatto che c'è la, tra virgolette, la crisi, il coronavirus, ci ha fatto capire che comunque sia, se io ho bassa liquidità adesso in azienda, magari gli utili sono quello che sono, io ho bisogno di tutelare il mio patrimonio personale. E oggettivamente, per carità, ovvio che io non devo aprire l'SRL per truffare anche la gente, questa cosa è vera, però la SRL è uno strumento in Italia attualmente che ci permette di essere costituito con poco e che in caso di imprevisti va a fermare i debiti sull'SRL, okay? E questo non vuole dire che io devo andare in giro a fare il truffatore, non è quello. È il discorso che comunque sia, anche con imprevisti che noi non possiamo controllare, come il coronavirus, il fatto di avere un SRL in una ditta individuale, scusami, avere l'azienda in una ditta individuale o in una società di persona, comporta che in caso di fallimenti o imprevisti grossi che non dipendono da me, io rispondo con il mio patrimonio. Che fosse solo il mio, potrebbe anche andare, però il problema è che c'è di mezzo la moglie e magari, anche i soldi, tra virgolette, dell'università, dei figli o anche proprio della sanità, eccetera. Dall'altro invece con un SRL è ovvio che comunque qualcosa si potrebbe rischiare, questo è vero, però comunque ti protegge già molto, soprattutto ti protegge anche da chi vuole chiederti i soldi in maniera ingiustificata, tutto qua. E quindi, insomma, anche in questo caso il sto problema del coronavirus secondo me ci ha fatto capire che per evitare gli imprevisti banali, anche un SRL al giorno d'oggi si può fare con poco, è lo strumento migliore. Ok. Bene Simone, io direi che con questo possiamo chiudere perché ci hai illuminato su molti aspetti e poi naturalmente io invito anche le persone che ci hanno seguito fino adesso e quelle che ci vedranno naturalmente anche su, insomma, nei prossimi giorni anche su YouTube, sul mio canale di appunto Macri Stefano, di andare a vedere appunto il sito che si chiama efficaciafiscale.com, prima avevo fatto un errore, www.efficaciafiscale.com, e Simone potrà sicuramente darvi delle indicazioni, poi vi invito a seguire le sue newsletter. Simone, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, ti intervisto a casa e ci vediamo alla prossima puntata e sarà lunedì alle 14.30. Ringrazio tutti quelli che ci hanno visto fino adesso e Simone ti lascio il saluto. L'ultimo saluto, volevo personalmente ringraziarti, mi ha fatto, perché io e te ci conosciamo da, potrebbe essere 4-5 anni ormai, comunque da parecchio, però mi ha fatto piacere vivere questa intervista con te. Okay. Anche quindi, ti trovo professionale veramente, quindi perché no questo? Certo, infatti Stefano, mi raccomando, spero di beccarti anche la prossima intervista, ok? Mi raccomando, magari per raccontare altre informazioni utili agli imprenditori. Assolutamente, quindi, la prossima settimana ci saranno più donne, anche per chi ha visto queste interviste di questa settimana c'erano più uomini, la prossima settimana ci saranno più donne. Vabbè, siamo belli lo stesso anche noi uomini. Sì, però Stefano, è giusto dare, insomma, trovare un equilibrio. Ok, perfetto. Ringrazio anch'io tutti quanti i ragazzi e quindi a presto, ok? www.efficaciafiscale.com. Ciao, a presto. Perfetto. Ciao a tutti, grazie. Ciao.